Benvenuti ragazzuoli, sono benvenuti sul mio canale. Questo siamo qui su questo secondo episodio sul tutorial di Trickshot finalmente. Visto che me lo stanno chiedendo un sacco e visto che nell'ultimo stream ho detto che se arrivava a 40 like il primo episodio, visto che gli è piaciuto a un sacco di gente e a un sacco di nuovi iscritti, portavo subito il secondo. Quindi nel primo episodio ho fatto le basi, ora cercherò di fare qualcosa di pochino più carino. Il primo Trickshot di cui vi parlerò oggi è Running Man. Allora, Running Man è semplicissimo, raga, è più facile di quel che sembra. Si può fare in due modi. Il primo modo è questo qua dove sono adesso, che consiste nell'avere un'arma secondaria pesante. In questo caso può essere ad esempio in modo della Kimbo, possono essere dei bazooka, possono essere anche delle armi primarie, ad esempio scaracca, fama, queste robe del genere. Bisogna semplicemente correre, schiacciare Y nel momento in cui sei in volo, il dominio ti continua a correre, vi faccio vedere un attimo da fermi. Voi correte, schiacciate Y e il dominio vi continua a correre. Per quale motivo? È semplicemente un bug del gioco, perché sta cercando di cambiare arma. Vedete che in basso c'è scritto model. Correre, schiacciare Y, saltare, schiacciare ancora Y e sparare. Semplicissimo, veramente raga, è più semplice di quanto sembra. Invece secondo me tutto si può fare ad esempio, come ci si ritrova molte volte, con le pistoline. Ad esempio se io ho un SP e voglio fare il random, questa volta è diverso, bisogna saltare, correre e schiacciare doppia volta Y. È una cazzata raga, è una cazzata, bisogna fare semplicemente corri, nel momento in cui corri salti, schiacci la corsa, schiacci doppia Y. Veramente raga, è facilissimo. È una cazzata in mondo. Magari cercherò nel terzo episodio, nel quarto, se mai ci saranno, di mettere la webcam sulle mani per far sì che anche voi riuscite a capire meglio. Allora, invece il terzo trick è la T4 Swoop. In cosa consiste? Consiste nel far sì che fa questo movimento il bazooka, ovvero che mentre rilascia fa uscire il suo mirino, questo mirino qua, ok? E switcharlo subito dopo, in questo modo. Allora, cosa bisogna fare? Bisogna prima sparare il colpo come appena fatto. Dopodiché bisogna fare cecchino. Nel momento in cui sta uscendo, vedete che fa questo movimento qua, saltate e schiacciate subito Y. Il timing dovete trovare un attimo voi, però nel momento in cui porta la mano sinistra verso il basso per aprire il mirino, dovete schiacciare subito Y, mi fa questo movimento qua. È veramente raga una cazzata. È veramente una cazzata. Guardate, saltate, schiacciate Y ed è fatta. Quarto trickshot di quest'oggi è il model swap, perlomeno dovrebbe chiamarsi così. Comunque consiste semplicemente nel far sì che il model faccia questo movimento qua e dopo aver saltato che si scambi direttamente col cecchino. Allora, come bisogna fare? Dovete prima di tutto sparare tutti e due i colpi, un colpo, dipende sempre che quale modo volete che giri, sia quello di destra, quello di sinistra, tutti e due. E dovete fare semplicemente così. Nel momento in cui esce il model, fate questo giro. Nel momento in cui fa il giro completo, dovete schiacciare la Y. Vedete? Giro completo mentre scattate la Y subito, così che riesce il cecchino di colpo. Se lo fate prima o lo fate dopo, il trick non riuscirà mai, perché vi fa questo movimento qua. Questo qua del model che fa così. Come se fosse un cambio d'arma. L'ultimo trick di oggi è lo zoom load. Sicuramente l'avete sentito in tantissimi. È un trick facilissimo, ma bisogna avere un timing. Molte volte anche lo sbaglio, raga. Figuriamoci, quindi ci vuole solo pazienza per fare questo trick qua. Esistono due metodi, ovvero il primo consiste nell'accoltellare, schiacciare la mirata e poi la X. Continuate finché non vi esce, anche a me ogni tanto mi esce a caso. Ecco, in questo caso è uscito. E fa questo movimento qua. Quindi accoltellate, mirata e ricarica. Accoltellate, mirate, ricarica. Ci vuole solo un po' di tempo, raga, comunque esce facilmente. Il secondo tipo di zoom load è quello con l'accessorio, ovvero dovete avere o un claymore, Semtex, qualsiasi accessorio, a parte lo scudo blindato, vabbè, giustamente è la granata frammentazione. In cosa consiste? È lo stesso procedimento, solo che invece che accoltellare dovete schiacciare il coltellino da lancio. Quindi schiacciate il coltellino da lancio, nel momento in cui schiacciate Y per toglierlo, schiacciate la mirata e la X per ricaricare e dovrebbe uscirvi. Ecco, in questo caso così, coltellino, mirate, X, coltellino, mirate, X. Ragazzi, ci vuole solo un po' di tempo, anche a me devo trovare il timing giusto, però alla fine il concetto è quello, vedete? Comunque io spero che questo episodio vi sia potuto essere abbastanza d'aiuto, anche perché un sacco di gente me l'ha chiesto e mi sembrava comunque doveroso in qualche modo spiegare, visto che in live molta gente se lo perde e bene o male i video si possono guardare quando vogliono.
lasciate un commento, mi piace, iscrivetevi al canale se avete ancora fatto, condividete, raga, passate dai miei social, come sempre lascio in descrizione, non so, fate vedere al mio canale se a qualche vostro amico può interessare. Io vi ringrazio della visione e al prossimo video, ciao belli.